È già alta a Siena la febbre per il Palio dell'Assunta, che si correrà come da tradizione il 16 agosto. Nel tardo pomeriggio di ieri, intanto, è stato presentato ufficialmente nel cortile del Podestà di Palazzo Pubblico, davanti alle autorità e alle contrade, il drappellone di Andrea Anastasio, che andrà al vincitore. Una presentazione accolta dagli applausi convinti di tutti i partecipanti, che attendevano con emozione e trepidazione lo svelamento dell'opera, quest'anno affidata ad un artista poliedrico e di internazionale, affascinato dallo studio delle poetiche dell'arte concettuale e delle sue potenziali convergenze con l'industrial design. Al posto della consueta tecnica pittorica, spiega il Comune di Siena in una nota, l'autore ha scelto stavolta la stampa digitale su Seken e il ricamo manuale, affinché creatività, contaminazione di linguaggi e approccio interdisciplinare possano donare all'opera l'energia e la freschezza necessarie a celebrare il primo palio della Assunta successivo alla pandemia. Il volto della Vergine nel drappellone è quello di Tiziano, le teste dei due cavalli che idealmente compongono il manto di Maria sono riprese dalla quadriga di San Marco, oggi custodita nel Museo Marciano di Venezia. I simboli delle contrade vengono invece resi come veri animali a comporre un bestiario nel cielo di Siena, mentre il riferimento ai colori dell'araldica è consegnato ai 10 barberi posizionati in fila sul lato sinistro della composizione.